Salve a tutti ragazzi e benvenuti alla parte numero 28 della nostra lavoro da Pokémon Nero. Sono sempre io, il mio nome è essere Andrea, con il mio nome lo abbiamo lasciato. Allora, nella scorsa parte eravamo arrivati dal percorso 9 e avevamo acceso il ponte per fusione. Bene, adesso possiamo continuare a battere più tutti gli allenatori. Si volevano più battuti, non c'era la squadra. C'è 46, tranne Fluxor 47. Ottimo Embor. Battiamo il primo allenatore. I primi due allenatori che saranno una lotta doppia. Qua uso un lanciafiamme. Scagliamo su Scrappy. E Tremama. E Vendagliente fatto su l'altro e mi prendo 90 K1, calcio in volo, sovente yend, avanti gambe, finisce l'opera. Abbiamo vinto. Bene, adesso possiamo, qua ci sono i mali 29, andiamo a esplorare. Specie di centro che vendono centro po', una specie di Pokémon gigante con la proteina, ferro, calcio, invece qui lo Trajet, poi X, basta. Qua il primo piano è questo, qua è una specie di compra una Pokémon qua. Questa cosa qui, tutte le Pokéball, i messaggi, andiamo qui con la macchina tecnica, ferraggio e giro impatto. Non credo che non le comprerò, infatti le abbiamo esplorato. Possiamo uscire, battiamo questo altro allenatore in moto, sono del Cristo, da un Pokémon, ovvero un Panyard. Io come dite a me, super efficace, infatti KKO. Salto le 47, adesso metto primo Utenaf, metto Fanciullo, qua mi sto confondendo. Bene, metto primo Utenaf e andiamo a battere gli altri allenatori. Questo è un Pokémon, uno Scratchy. Usano tre lama e per poco non c'è il livello 46. Adesso andiamo prima di imbatterci in questa balza, usiamo un bel repellente. Adesso possiamo andare. Bene, andiamo. Qua c'è una Pokéball, un PS su, qua un'altra Pokéball. Una ricarica totale e qua c'è una grotta con un allenatore. In questa grotta ne nascondono solo dei Pokémon tenibili, a volte cambiare vita per allenarsi. Noi la sfida ancora. Prematura. E quindi non possiamo andare. Ci passa Leonardo. Qua abbiamo esplorato e possiamo continuare. Non c'è niente, se ne è vuoto, lì ce ne preso le pellende, possiamo continuare. Qua arriviamo a Borde Popoli, la nostra cittadina e la nostra ultima medaglia. Qua
Facenardo, Diamante in Plasma, Jairis, c'è Iris, c'è anche il Campanestra. Quindi N, il nostro sovrano, ha una leggenda nella sua Pokéball, parla di Zekrom, che batterà Nardo e tutti. Beh, qua raccolgono le bagatelle e se ne vanno. Fanno bene, infatti. Qua parliamo, la gente se ne va. Se rimaniamo Iris e il Capopalestra, Iris dice quante buffate che dicevano. Nardo dice vieni Andrea, noi qua c'è Iris e Artiside, Artiside del Capopalestra. Dice che va ad un sodo e dice che N ha cacciato Pokémon leggendario e N l'ha risvegliato. Ovvero Zekrom, il Pokémon di tipo drago. Qua Nardo dice vinci la medaglia della palestra di Boreduopoli e raggiungimi. Mi aspetta alla Lega. Mi aspetta alla Lega. Ottimo. Dice che ci mostra per illustrare la città, la palestra da quella parte e dice di seguirci, però io prima curo la squadra. Possiamo andare. Dice che ci siamo quasi. Eccoci qua. Non è la palestra. Ah sì, è la palestra. Dice che quello che abbiamo con lei è un chiarolite. Un tempo riesce a risvegliare. Che è chi risveglierà proprio da quella pietra di Zekrom. Dice che Zekrom e Reshiram sono gemelle, hanno fondato Unima insieme. Qua parlano sempre di Zekrom e Reshiram. Qua parliamo, parliamo, parliamo. Qua cosa vai? Non dimenticare la promessa che ho fatto a Nardo, cioè devi vincere la medaglia di Bordevuopoli. Ecco che ci aspetta la palestra, viene a sfidarmi, quindi questa non è la palestra. Questo è il casa di Artiside, ma cosa casa? Cominciamo a perlustrare. Borduopoli, dove presente, passato si fondono. Qui vediamo anche qualcosa. C'è niente. Qui vediamo Caligia. Dice che chi batte il Capopalestra si chiama la medaglia con MG più forte di tipo drago. Poi andiamo a esplorare queste case. Qua. Questi non dicono niente di che. Non dicono niente di che. Continuiamo. E questa è la palestra, vedete? La palestra di Bordevuopoli. Un sindaco incorruttibile. Vedete? La palestra di tipo drago. Qua andremo qua, ne dicono qualcosa. Questa è la casa lotta. Qua troviamo un destino comune. Ci regalano un destino comune. Sta un oggetto più o meno utile. Dice che batti il Capopalestra. Arrivare da Nardo non è molto facile, sono 4 per 4 imbattibili. Qua la salotta. Questo è un allenatore. A 3 che si ruota. Bellissima sfida. Questa le tre evoluzioni finali delle tre scimmiette. Ottimo, 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 ottimo.
Allora, uso Eterelama, controllo quello di erba, però lo cambio. Utenaf 47. Adesso io uso Vendaliend. Vendagliente non va KO, usate idrovampata, mi ha spottato, ho svolo, la colpisco e non va ancora KO, un'idrovampata e va KO. Adesso mando Crocodile, io. Lo cambio. Uso per Falcone, lui lo evito. Idrovampata, super efficace, l'ho pure scottato. Uso un altro per Falcone. E va a segno, e va pure KO. Qua l'ho scottato duro. Rimangono pochissimi PS, un per artigli, va a segno e va KO. Ottimo. Qua se gli allenatori vogliono essere tutti sfidati. Un'altra lotta a rotazione. Qua c'è Ember primo. Io Ember lo cambio. Mando Fraxur, usa Psichico, usa Drago Pulsar, usa Lacerazione, io uso un Drago Pulsar, adesso sto ammazzando tutti, la difesa l'ho abbassata con il Drago Pulsar, mando Termanitar. Comincio con i fuoco carica e chi mi ferma più. Andiamo a fare il colpo. Continuano. Finalmente abbiamo vinto. Possiamo uscire. Continuare l'esplorazione, qua c'è il percorso 10 che ci porta alla Lega Pokémon. Qua abbiamo finito, qua c'è la casa non di esplorata. L'esplorazione è finita. Socchiudiamo la squadra. Adesso l'esplorazione è finita, anche la parte sta per finire. Allora, la parte è finita, nella prossima parte, e nella prossima parte batteremo il capo palestra e ci giudicheremo il portamedaglie completo. Nella prossima parte batteremo il capo palestra e ci giudicheremo tutte le medaglie. Fate finita, votate per i commenti, iscrivetevi, ciao, alla prossima da 2000 Mister Andrea, ciao!